Diamo prima la definizione? Sia f una funzione da a a valori in R a aperto di Rn. F si dice di classe C1 su A se e solo se, per definizione, F è C0 su A, vuol dire continua su A, che significa continua in ogni punto di A. Questo non me lo fate scrivere, insomma, è come in analisi 1. E poi da F in x con i la funzione, le derivate parziali sono tutte funzioni continue su A per ogni i compreso tra 1 ed n. Qua stavo a mettere l'argomento della funzione, però normalmente quando si indica la funzione bisognerebbe mettere il puntino. La funzione e le sue derivate parziali prime sono tutte funzioni continue sull'aperto A. In questo caso si dice che la funzione è di classe C1 su A. Quale argomento possiamo non indicarlo o indicarlo col puntino, insomma, questi sono dettagli. Bene, allora facciamo qui l'enunciato del teorema di differenziabilità totale, la dimostrazione la facciamo sull'altra davanti. Teorema del differenziale totale. Sia F definita su A a valori in R A aperto di Rn x con 0 sia un punto di A. Supponiamo che esistono le derivate parziali di f per ogni i compreso tra 1 ed n, quindi tutte quante, e per ogni, stavolta ci ho messo il valore, quindi questi sono valori, per ogni x appartenente a un intervallo di x con 0. Quindi le derivate esistono in un intorno del punto. Infine, supponiamo che le derivate della funzione siano continue nel punto di scorso. Io sto supponendo che la mia funzione abbia le derivate parziali, queste derivate esistono all'interno del punto e sono continue nel punto stesso. Quindi questo è un teorema, sì, vabbè, l'esistenza di queste derivate è all'interno del punto, però l'ipotesi di continuità è nel punto, è puntuale. Tesi: f è differenziabile nel punto x con 0. Quindi in particolare si è differenziabile anche con t. Allora, dimostrazione. Facciamo qua. La dimostrazione la facciamo nel caso n uguale 2. In realtà non è tanto più difficile farla in generale, però preferisco farla come molti libri fanno in dimensione 2 perché si capisce meglio, ma se no non è che è tanto più difficile farlo in generale. Allora, se n è uguale a 2, il punto lo chiamo x con 0, y0, il punto generico lo chiamo xy.
perché le coordinate sono solo due. Scusate un attimo. Ok, scusate, ma dovevo rispondere. Allora, dicevo, stavolta il punto generico lo chiamo xy, il punto in particolare lo chiamo x con 0, y0. Quindi riscrivo le ipotesi nel caso particolare. Quindi esistono df in dx xy e df in dx xy per ogni xy appartenente a u di x con 0, y0. E qua non me lo fate scrivere con la definizione con limite, e sono continue queste derivate parziali, sono continue in x con 0, y0. Le derivate parziali devono esistere intorno al punto, devono essere continue al punto stesso. Allora, andiamo a fare il mio un disegno. Allora, qua A, naturalmente la frontiera dovrei fare tratteggiata perché A è aperto, però per non perdere tempo lo faccio così. Questo è il punto x con 0, y0. Questo è il punto xy. Allora, se, diciamo, io nel disegno l'ho fatta, diciamo, i punti li ho disegnati abbastanza distanti, ma voglio che xy sia contenuto nell'intorno in cui ci sono le derivate. Ma questo intorno lo faccio grande per motivi di... Esiste un intorno, l'intorno può essere anche piccolissimo, però lo disegno grande per farvelo vedere, se no da là non si vede. Allora, cosa osservo? Allora, io voglio andare dal punto x con 0, y0 al punto xy spostandomi soltanto lungo gli assi verticali e orizzontali. Per esempio, siccome sto in un cerchietto, posso andarci prima spostandomi in orizzontale e poi spostandomi in verticale, o anche viceversa, non è che c'è una preferenza. Se faccio in questo modo, questo punto è x con 0, y0, questo punto è xy, questo punto che coordinate ha? Questo punto qui che coordinate ha? Y0, x, cioè come vedete la x è cambiata, è la stessa di questo, invece la y è la stessa di questo qua, quindi x, y0. Allora, cominciamo a fare delle osservazioni. Scriviamo f di xy meno f di x con 0, y0. Aggiungiamo e sottraiamo f di xy meno f di xy0 più f di xy0 meno f di x con 0, y0. Qui non ho fatto altro che aggiungere e sottrarre un valore. Soppadro? Ora però, cosa possiamo notare? Possiamo notare che qui la mia funzione, diciamo, questa differenza qui è la differenza tra due valori della funzione che, in punti che però hanno la stessa ascissa. Cioè, prendete questa funzione g di t uguale f di x t, tenete fisso x e fate variare t. Se voi fate questa quantità qua, questa non è altro che g di y meno g di y0. Non solo,
questa funzione qua, se voi la derivate, si può derivare? È una funzione di una variabile. E derivare questa funzione di una variabile a cosa equivale? Questa viene mantenuta costante? Stiamo derivando rispetto a t, che è la seconda variabile della f, quindi è come fare, se scrivete la definizione, è come fare la derivata parziale di f rispetto a y, calcolate in x. Se non siete convinti, scrivete il limite e vedete subito. Lo faccio qua. G' di t è uguale al limite per h che tende a 0 di f di x t più h meno f di x t fratto h. Questa non è altro che la derivata rispetto alla seconda variabile della f, perché vedete la seconda variabile che sto incrementando, calcolata dove? Calcolata nel punto di coordinate x che è stata mantenuta costante e t che è il punto base rispetto a quale abbiamo fatto l'incremento. Quindi ho per lo stesso motivo, se io scrivo un'altra funzione, questo fatemelo cancellare perché mi serve spazio, scrivo h di t uguale f di t y0, allora qui cosa c'è scritto? C'è scritto h di x meno h di x con 0. Ho usato, dopo f gli viene g, gli viene h, ho usato questi nomi. Questa è la funzione di una variabile. Questa funzione qui, se io la derivo ragionando in maniera del tutto analoga, quanto fa la derivata? Vediamo se avete capito. Fa di f rispetto a x, perché stavolta l'artista da questa parte. Calcolata dove? Allora, queste sono funzioni continue e derivate. E sono funzioni di una variabile. A queste funzioni possiamo applicare il teorema di Cauchy o il teorema di Lagrange? Sì. Il teorema di Lagrange si può applicare. Che bastava che le funzioni fossero continua e derivabile, anzi la derivata nei punti estremi non serviva neanche, però va bene? Allora cosa dice il teorema di Lagrange? Il teorema di Lagrange dice che questo è uguale a G' calcolato in un punto, chiamiamolo intermedio C per y meno y0, e questo è uguale ad H' per eta per x meno y0, dove C è un punto compreso tra y0 e y ed eta è un punto compreso tra x0 e x. E teorema di Lagrange. Adesso, ricordandoci chi sono G' e H', andiamo a scrivere G' è la derivata parziale di f rispetto a y calcolata in x, sì. Per y meno y0 più l'altra è la derivata parziale di f rispetto a x calcolata in eta y0 per x meno y0. Va bene? Quindi, sfruttando teoremi che riguardano la funzione di una variabile, abbiamo fatto, diciamo, sviluppato questa differenza scrivendola in questo modo. Ci siamo fino a qui? Bene, adesso io cancello una parte e voi riscrivete, perché sul foglio non potete cancellare. Allora, questo qua
tutto quello che mi è servito per arrivare a questa conclusione, io lo cancello, scrivo soltanto la conclusione. La conclusione, anzi, la posso scrivere più vicina così, posso scriverla f di x y meno f di x con 0 y0 uguale a questa quantità qua. Adesso faccio la cosa seguente: faccio il gradiente di f calcolato in x con 0 y0 scalare il vettore x meno x0 y meno y0. Questo era il mio vettore spostamento, quello che in generale chiamo x meno x con 0. Qua non lo posso chiamare x meno x con 0 perché x è una coordinata, quindi devo mettere tutte e due le coordinate. Dipende dalla notazione che sto usando, perché stiamo in R. Allora, questa che cos'è? È come si fa prodotto scalare? Si fa fatemi scrivere derivata, dove la devo scrivere? Derivata parziale rispetto a x calcolata in x con 0 y con 0 per x meno x con 0 più la derivata parziale rispetto a y calcolata in x con 0 y con 0 per y meno y con 0. Ok? Adesso, adesso non voglio più cancellare, quindi cancello almeno metà di quest'altra lavagna qua. Cancello questa metà qua. Adesso differenziabilità che vuol dire? Vuol dire che io devo andare a fare questo limite. Devo fare il limite per xy che tende a x con 0, y0, li devo mettere tutte e due perché queste sono coordinate, di che cosa? Di f di xy meno f di x con 0, y0 meno il gradiente di f calcolato x con 0, y0 scalare con x meno x0 y meno y0, l'ho messo per colonna per comodità, fratto la norma dello spostamento, cioè la radice quadrata di x meno x con 0 al quadrato più y meno y0 al quadrato, devo fare questo limite e devo verificare che questo limite fa 0. È inutile che io qua ci metta un altro vettore a, perché già lo so che se c'è un A che funziona deve essere per forza il gradiente, quindi qua ci metti direttamente il gradiente. Sappiamo che le derivate esistono in un intorno e quindi esistono anche nel punto. Ma adesso questo limite chi è? È il limite per xy che tende a x con 0 y0 di che cosa? Sopra, vabbè, sotto ci lascio la radice che ci sta, x meno x0 al quadrato più y meno y0 al quadrato. Sopra cosa c'è scritto? Non c'è scritto proprio la differenza membro a membro di questo nella questa? Allora, facendo la differenza questo meno questo, ovvero sia questo meno questo, cosa ottengo? Ottengo qua posso mettere in evidenza y meno y0 e qua posso mettere in evidenza x meno x con 0. Quindi qua ottengo x meno x con 0 che moltiplico, mettiamoci una bella parentesi qua. Allora, derivata, cioè la derivata parziale di f rispetto a x calcolato in eta y0 meno la derivata parziale di f rispetto a x calcolato in x con 0 y0.
più la derivata y meno y0 per la derivata parziale di f rispetto a y calcolata in xc meno la derivata parziale di f rispetto a y calcolata in x con 0 e devo fare questo. Fatemi cancellare qua. Allora io dico che questo limite fa 0. Allora, se ci metto il valore assoluto e faccio vedere che tende a 0, è anche meglio. Se tendesse a un numero diverso da 0 o non avesse limite, allora no, non funziona. Perché se il valore assoluto tende a 3, il limite poteva essere 3 meno 3 o non esiste. Ma se io qua ci metto il valore assoluto e poi faccio vedere che tende a 0, il limite è lo stesso. Qua, oltretutto, dovrei dire minore o uguale del limite per x che tende a 0, xy che tende a x con 0 e y con 0, innanzitutto è maggiore o uguale di 0, perché tutta roba così, minore o uguale, sempre se esiste, del limite, il valore assoluto di una somma è minore o uguale della somma dei valori assoluti. Quindi qua cosa posso scrivere? Posso scrivere x meno x con 0 per il valore assoluto di df in dx eta y con 0 meno df in dx x con 0 y con 0 più y meno y con 0 che moltiplica df in dy x e x meno def in dy x e 0 y. E sotto c'è la solita radice x meno x 0 al quadrato più y meno y 0 al quadrato. Notate, vabbè, qua potete anche adoperare con Schwarz, però in realtà notate che questo diviso questo è minore o uguale di 1, cioè questo denominatore, se ci tolgo questo pezzo qua, è esattamente x meno x con 0 in valore assoluto. Quindi questo denominatore è più grande di questo pezzo del numeratore. Quindi questo è minore o uguale, lo scrivo qua, del limite per xy che tende a con 0 y con 0 di che cosa? Di df in dx eta y 0 meno df in dx con 0 y 0. Analogamente y meno y 0 è più piccolo di questa roba qui e quindi qua ci posso scrivere df in dx per x sì meno f in dx x con 0. Fatemi creare una linea che faccia capire che questo di sopra non c'entra niente con quello di sopra. No. Uguale 0. Questo diviso questo l'ho maggiorato con 1, questo diviso questo l'ho maggiorato con 1, mi rimane questo pezzo del numeratore e questo pezzo del numeratore. E io dico che questo limite fa 0, perché? Per l'ipotesi che ho cancellato qua sotto, stavo proprio qua sotto, che le derivate sono continue nel punto. Allora, se vi ricordate, eta dove stava? Stava tra x e x con 0. Quando xy tende x con 0 e y 0, cosa succede? Y 0 già sta al posto suo. Eta, che sta tra x e x con 0, deve tendere per forza a x con 0. Oppure, se preferite, se questo è un cerchietto di raggio delta, tale che
la differenza delle derivate, se siamo nel cerchietto di raggio delta, diciamo se la distanza è minore di delta sia minore di epsilon, e se xy dista da x con 0 y0 meno di delta, e anche e da y0 dista da x con 0 meno y0 meno di delta, perché quando vado a fare la distanza devo fare solo il valore assoluto di eta meno x con 0, che è minore o uguale di valore assoluto di x meno x con 0, che è minore o uguale alla distanza. Quindi siamo ancora all'interno del cerchietto di raggio delta, e quindi questa distanza, questa differenza sarà minore di epsilon. Qua la cosa è analoga, solo che stavolta è la x è x e xi invece, insomma, il punto sta qua, non sta qua, però comunque la distanza è di meno di quella di xy da x con 0 y0. Allora, se quella di xy da x con 0 y0 era minore di delta, anche questa qui è minore di delta. Siamo sempre all'interno di questo, insomma, facendo questa costruzione, non, se siamo in un cerchietto non usciamo dal cerchietto. E questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che, essendo le funzioni continue, per ogni epsilon esiste un delta, tale che queste differenze saranno minore di epsilon. In totale la somma di quella differenza è minore di 2 epsilon, epsilon arbitrario, si può far tendere a 0, e quindi quella differenza tende a 0. Oppure lo potete dire anche in questo modo: è corretto per xy che tende x con 0 y0, eta tende x con 0, x tende x con 0, e xy che è compreso da y y0 pure tende y0. Quindi, essendo la funzione, le funzioni continue, questa differenza tende a 0, questa differenza tende a 0, ci mettete i valori assoluti, continua a tendere a 0, fate la somma, continua a tendere a 0, quindi quel limite vale 0. Ok, quindi effettivamente vale il teorema del differenziatore. Se erano tre variabili, io che cosa dovevo fare? E dovevo prima incrementare la x, poi la y e poi la z, e invece di avere due pezzi in quella somma ne avevo tre, perché devo fare due volte sommare e sottrarre. Se stavamo in Rn ne avevo n, ciascuno dei pezzi veniva, ciascuna delle differenze veniva maggiorata da una differenza tra le derivate parziali. Tutti i punti che venivano, diciamo, nella costruzione stavano tutti all'interno della ipersferetta di raggio. Se partiamo da un'ipersferetta di raggio delta, continuiamo a stare nell'ipersferetta di raggio delta. Quindi alla fine qua veniva la somma di n contributi, ma n è un numero fissato, quindi ciascuno dei contributi tende a 0, la somma di questi contributi tende a 0. Va bene? Ok. Di conseguenza abbiamo dimostrato il teorema del differenziatore. Questo teorema ha un'importanza enorme, perché ci dice che la funzione è differenziabile, quindi con le conseguenze della differenziabilità, in particolare l'esistenza del piano tangente, in particolare il fatto che la funzione è differenziabile anche continua, insomma con tutte le buone proprietà della differenziabilità, ma senza dover diciamo verificare direttamente che la funzione lo è. Basta verificare, se siamo su un aperto, basta verificare che la funzione e le sue derivate si scrivono per mezzo di funzioni elementari e sono definite su quella, perché in quel caso saranno funzioni continue. Ok? Sono funzioni continue, la funzione di classe C1, e quindi è differenziabile. Vi avevo promesso di andare a rivisitare quell'esempio, lo ricordate? L'esempio era che c'era servito per, ovviamente, il teorema del differenziale totale non è un se solo se. Se la funzione C1 in A è differenziabile in tutti i punti di A, se la funzione è differenziabile nei punti di A, non è detto che sia C1 in A. Anche qui bisognerebbe dare un controesempio, ma non mi voglio, diciamo, operare di troppi controesempi, però insomma anche qua, diciamo, come
Se una funzione è differenziabile deve essere derivabile parzialmente, quindi l'esistenza della derivata parziale è una condizione necessaria per la differenziabilità, il fatto che la funzione sia C1 su A è una condizione sufficiente, ma non necessaria. Quindi queste due condizioni scatenano la differenziabilità, una è necessaria e l'altra è sufficiente. Ok, dicevamo, vi ricordate la funzione di due variabili? Come era fatta? Era y x qua, allora y x quadro fratto y quadro più x alla quarta, questo se e qua il tutto era al quadrato. Sì. Questo se xy era diverso dall'origine e poi valeva 0 nell'origine. Allora, se vi ricordate, vabbè, nell'origine avevamo fatto tutte le derivate direzionali, avevamo verificato tutte le derivate direzionali venivano a 0. Questo perché quando vado a prendere una retta passante per l'origine, questa funzione sopra questo pezzo di grado 3 in t, sotto era di grado 2, quindi il rapporto era di grado 1, al quadrato era di grado 2, quando andava a dividere per t rimaneva di grado 1, un infinitesimo di ordine 1 in t, e quindi per t che tendeva a 0 tendeva a 0. Quindi tutte le derivate direzionali facevano 0, se andate a scrivere. Tuttavia, quindi, fuori dell'origine la funzione com'è fatta? Fuori dell'origine la funzione è un rapporto di funzioni elementari. Questo è solo nell'origine che si deve definire a parte, perché nell'origine questo fa 0, fuori dall'origine non ci sono problemi. Quindi questa funzione è definita e ha le derivate parziali dappertutto, ce l'ha dappertutto, anche nell'origine. L'origine abbiamo verificato direttamente, facevano 0 tutte le derivate direzionali, facevano 0, quindi anche le derivate parziali facevano. Ok? Ma fuori dall'origine quanto fanno le derivate? Allora, andiamo a vedere il gradiente della funzione. Allora, fatemi cancellare ancora un po', se no non abbiamo abbastanza spazio. Allora, quando fai il gradiente della funzione? Nell'origine è vettore nullo. Stavolta niente metri, no? Fuori dell'origine, che devo fare? Devo fare le derivate. Allora, le derivate come sono fatte? Deriviamo rispetto a x. Anzi, no, era meglio mettere in orizzontale perché se no. Se no prendo troppo spazio. Allora, quando derivo o rispetto a x o rispetto a y, la prima cosa che devo fare è fare due volte questo qui. Quindi qua c'è uno scalare che è in evidenza. Due volte y x quadro fratto y quadro più x alla quarta. Per quando derivo rispetto a x, devo comunque mettere il denominatore al quadrato, la stessa cosa farò per della y, quindi questo scalare lo metto ancora in evidenza, e poi c'è il numeratore. Devo fare, per fare il numeratore devo fare la derivata del numeratore, quindi devo fare 2xy per, qua mettiamoci una bella parentesi qua, il denominatore non derivato, y quadro più x alla quarta, meno il denominatore derivato rispetto a x che fa 4x cubo per il numeratore non derivato, per yx quadro, virgola. No? Mi pare di aver fatto bene. La derivata di questo per questo meno la derivata di questo per questo. Stiamo derivando rispetto a x.
Poi ci devo mettere la stessa cosa ma rispetto a y. Quindi se derivo rispetto a y avrò x quadro per y quadro più x alla quarta meno 2y quadro x quadro, perché devo fare la derivata di questo e questo non deve. Adesso se questi qua li ho messi in evidenza perché erano tutte quante, comparivano sia nella derivata rispetto a x che nella derivata rispetto a y. Ok? Adesso facciamo la semplificazione. Qua abbiamo x alla 6 e qua abbiamo x quadro y quadro meno 2y quadro x quadro y quadro fa meno x quadro y quadro. Quindi qua scriviamo x alla, io, voi riscrivete x alla 6 meno x quadro y quadro. Qua invece abbiamo xy cubo per 2. Poi abbiamo x alla 5 per y per 2, però qua ce ne abbiamo meno 4 di x alla 5 per y, quindi qua sotto viene qua viene 2xy cubo meno 2x alla 5 per y, e questo lo posso cancellare. Allora, 2 xy cubo meno 2x alla 5 e l'altro che avevo detto viene x alla 6 meno x quadro y quadro. Oh, naturalmente poi voi controllate se ho fatto tutto bene, ma comunque. Ok? Allora, le derivate parziali sono fatte così fuori dell'origine, 0 nell'origine. Se le derivate parziali fossero continue nell'origine, la funzione dovrebbe essere differenziabile, ma noi sappiamo che questa funzione non è neanche continua. Se è differenziabile è anche continua, la funzione non è continua, quindi queste derivate non possono essere continue. Allora, come si fa a vedere che non sono continue? Se io scrivo x scusate, y uguale lambda x quadro, quelle, il gradiente di f nel punto x lambda x quadro quanto fa? Allora, in 0 fa 0, diciamo x diverso da 0, quanto fa? Devo sostituire lambda x quadro al posto di, allora qua mi fa 2, poi là viene lambda x alla quarta, poi sotto viene lambda quadro x alla quarta, x alla quarta per lambda quadro più 1, poi viene 1 fratto x alla quarta per lambda quadro più 1 tutto al quadrato, e poi sopra quanto viene? Nella parentesi quadra al primo posto viene 2 lambda cubo, viene x alla quinta per 2 lambda cubo meno x alla settima, scusate, 2 lambda cubo meno 2 lambda, e da quest'altra parte quando va? X alla sesta, allora qua mettiamoci x alla sesta in evidenza, qua abbiamo 2 lambda cubo x meno 2 lambda x, quest'altra parte fa x alla sesta che ce l'ho messo in evidenza per 1 meno lambda 4. Allora, mo un x alla quarta qua la potete togliere, x
quarta al quadrato fa x alla 80. Semplifico con x alla 6 e mi rimane un x quadro su. Quindi qua c'ho x quadro che moltiplica lambda quadro più 1, che moltiplica lambda più 1, lambda quadro più 1 al quadrato, quindi con quello di prima fa lambda quadro più 1 al cubo. Poi qua c'ho 2 lambda. Poi qua mi rimane due lambda cubo x meno 2 lambda x virgola 1 meno lambda cubo. Ora ci sono pure, allora, se per esempio prendo lambda uguale a 1, vi ricordate sulla retta lambda, sulla parabola y uguale lambda x quadro, la funzione della costante? E infatti se prendo lambda uguale a 1, lì qua mi viene tutto 0. In quel caso tende a 0. Però stavolta mi conviene, per esempio, non prendere lambda uguale a 1. Se non prendo lambda uguale a 1, qua mi viene un numero diverso da 0. Qua ho sì, però beh no, quindi era sbagliato, nel senso che anche se prendo lambda diverso da 1 la funzione è costante, però stavolta lì il gradiente tende a 0,0. Se prendo lambda diverso da 1, vabbè, questo qua è un numero diverso da 0, questo è un numero diverso da 0, qua c'è x quadro, quando x tende a 0 tende a più o meno infinito e quindi non tende a 0. La stessa cosa da questa parte, metto in evidenza una x, la semplifico, ma sotto mi rimane una x. Quindi come vedete le derivate, vabbè, se abbiamo fatto i conti bene, ma anche se non abbiamo fatto i conti bene, diciamo, li correggete. Le derivate nell'origine, quando mi avvicino all'origine, non possono tendere a zero. Ok? Quindi, altrimenti, applicando il teorema del differenziale totale, avremmo che la funzione è differenziabile, cosa che non è, perché non è neanche così. Adesso andiamo a vedere invece se è una funzione di classe C1 su un aperto, in particolare differenziabile sull'aperto, andiamo a vedere quello che è l'analogo del teorema di Fermat. Cosa diceva il teorema di Fermat in analisi 1? Che nei punti di massimo e minimo, allora prendiamo questa funzione qua. Adesso fatemi cancellare, parliamo prima di analisi 1. Quindi uno dice nei punti massimo e minimo la derivata è nulla. Non sono tanto convinto. Perché state trascurando dei pezzi fondamentali delle cose. Prendete questa funzione qua. Prendete la funzione f di x uguale valore assoluto di x, x appartenente a meno 1, 1. Allora, grafico della funzione. Meno 1 e 1 la funzione vale 1, in 0 la funzione vale 0, e altrove scende e sale linearmente. Chiaro? Allora, questa funzione è una funzione continua. L'insieme è compatto, ci sono massimi e minimi, addirittura c'è un unico minimo e due massimi. Qual è l'unico valore di minimo? 0. Il punto di minimo è 0. Meno di 0 la funzione non può valere. Fuori di 0 la funzione è positiva,
Quindi l'unico punto di minimo assoluto è il punto 0. Quali sono i punti di massimo? Allora, i punti sono meno 1 e 1 e il massimo della funzione vale 1. Sull'intervallo considerato la funzione più di 1 non può valere. Quindi questo è il punto di minimo, valore minimo 0, questi sono i punti di massimo, valore A. Allora, come diceva Fermat, nei punti di minimo e di massimo della funzione la derivata è nulla. Allora, cominciamo col punto di minimo. Ah, non è derivato. Vabbè, ci rifacciamo con i punti di massimo. Punti di massimo della funzione, meno 1, punto di massimo, la derivata vale? Meno 1. 1, punto di massimo, la derivata vale? 1. 3, manco 1 via. Allora, in 1 non è derivabile, in 1 la derivata vale meno 1, in 1 la derivata vale 1. Com'è sto fatto? Allora, cosa dice esattamente il teorema di Fermat? Nei punti di minimo, di massimo relativo interni all'insieme, dove c'è la derivata fa 0. Questi punti di massimo, la derivata c'è, ma non sono interni. Questo punto di minimo è interno all'insieme, ma la derivata non c'è. Quindi ricordatevi che Fermat non dice che nei punti di massimo e minimo la derivata è nulla. No, dice che nei punti di massimo e minimo interni, dove la derivata c'è, deve fare 0. Se avete il cocuzzolo di una montagna liscio, la derivata fa 0. Ma se il cocuzzolo è appuntito, la derivata non c'è. È chiaro? Se c'è deve fare 0, se il punto è interno. Qua punto non è interno, la derivata può fare, beh, non quello che gli pare. Se è un massimo, siccome siamo da sinistra, la derivata deve essere, cioè se ci sta deve essere così, maggiore o uguale 0. Sto salendo, no? Ok. Oh, adesso come funziona per le funzioni più variabili? Questo è il motivo che stiamo su un aperto. Così tutti i punti sono interni. Allora, se una funzione è definita su un aperto ed è di classe C1 sull'aperto, allora se è C1 vuol dire che le derivate ci stanno. E se stiamo in... vabbè, qua C1 in realtà non serve. Se stiamo in un punto di massimo o minimo relativo interno, le derivate, tutte le derivate parziali direzionali devono fare 0. Ok? Ok. Adesso lo scriviamo per bene. Allora, abbiamo una funzione a proposizione, abbiamo f definita da a a valori neri, a è un aperto di Rn. Con 0 appartiene ad A. Poi esiste un intorno di x con 0 tale che f di x è minore o uguale di f di x con 0 per ogni x appartenente a 1. Allora, minore o uguale o maggiore o uguale, lo faccio nei punti di massimo, poi vale anche nei punti di minimo. Poi
derivata direzionale rispetto a ni nel putis con 0. Ni è una direzione, cioè un vettore di Rn di norma 1. Questo le ipotesi. Se esiste, allora, qual è la tesi? La derivata direzionale rispetto a ni calcolata di x con 0 deve fare 0. Ovviamente, se esistono tutte le derivate parziali, le derivate parziali devono essere tutte nulle. Quindi non serve la ipotesi di classe C1, basta solo l'esistenza delle derivate parziali. Le derivate parziali devono essere nulle. In particolare, ogni derivata direzionale che esista deve essere 0. Chiaro? Allora, dimostrazione. Dimostrazione. Un intorno contiene una sfera di raggio epsilon, quindi esiste un epsilon maggiore di 0 tale che la sfera di centro x con 0 e il raggio epsilon è contenuta in 1. Adesso considerate la seguente funzione g di t uguale f di x con 0 più t ni. X con 0 più t ni appartiene alla sfera di centro x con 0 di raggio epsilon se e solo se il valore assoluto di t è minore di epsilon. Questo è x con 0, questo è x con 0 più t ni, e finché t non esce da meno epsilon a epsilon io non esco dalla sferetta di raggio epsilon. Quando esce da quell'intervallo esco dalla sferetta. Allora g è definita sull'intervallo meno epsilon epsilon a valore in R e g di 0 è maggiore o uguale di g di t per ogni t che appartiene a meno epsilon epsilon, quindi è un punto di massimo locale, e g' di 0, se lo andate a calcolare con la solita definizione, scoprite che non è altro che la derivata parziale rispetto alla direzione ni calcolata in scuola. Ok? Quindi questa è una funzione di un'area definita su un intervallo contenente l'origine. L'origine è un massimo su quell'intervallo, quindi è un massimo interno, e la derivata dell'origine è 0. Teorema di Fermat, quanto deve fare? Quindi qua applichiamo il teorema di Fermat. Massimo relativo, interno, ci sta la derivata deve fare. Chiaro? Quindi, se è una funzione definita sull'aperto, in un punto dell'aperto ha un massimo relativo, cioè relativo a che? Si chiama massimo locale o massimo relativo? Perché si chiama relativo? Relativo a che? Questo vale in assoluto? Vale su, quindi è relativo a U. Perciò si chiama massimo relativo, relativo a un intorno. Allora, se la funzione ha un massimo relativo e se in quel massimo, punto di massimo c'è una derivata direzionale, la derivata direzionale deve fare 0. Se ci sono le derivate parziali devono fare 0. È chiaro? Se ci sono tutte le derivate parziali devono fare tutte 0. Un punto dove le derivate parziali fanno tutte 0 si chiama punto stazionario. Quindi un punto, allora, un punto di massimo relativo interno non c'è bisogno di dirlo se la funzione la definiamo su un aperto, in cui la funzione possiede tutte le derivate parziali, corollario di questo teorema, deve essere un punto stazionario. Il viceversa non è vero. I punti di massimo sono stazionari, i punti di minimo sono stazionari, ovviamente se ci sono le derivate. Ma il viceversa non è vero. Allora, vediamo un po', quindi precisare le cose. Fatemi un esempio di un punto di minimo che non è stazionario. Se io prendo la norma di x
RN. Il minimo dove sta? Nell'origine. Nell'origine la norma vale 0. Questo punto non è stazionario, perché? Perché se prendo la funzione norma e vado a fare la derivata parziale all'origine, le derivate, la norma è la generalizzazione del valore assoluto. Per esempio, in due variabili il grafico si ottiene facendo ruotare e quindi viene un cono con la punta in basso. Le derivate parziali non ci stanno. Se ci, abbiamo appena detto, se ci stanno devo fare 0. Non ci stanno. Vale solo se ci stanno le derivate parziali. Fatevi un esempio di un punto che è di stazionario ma non è di massimo e non è di minimo. Ovviamente anche per i minimi vale la condizione che se ci sono le derivate parziali devono fare 0. Quindi uno dice, vabbè, allora un punto stazionario o sarà di massimo o sarà di minimo. No, abbiamo visto la volta scorsa. Prendete la funzione di due variabili questa qua, allora fate le derivate, allora vedete che le derivate, quali sono i punti stazionari? Zero, zero. Per avere un punto stazionario dobbiamo annullare tutte e due le derivate, quindi x uguale a 0, y uguale a 0. Quindi solo l'origine è stazionaria. Ma la funzione su x quadro meno y quadro, che sarebbero queste due rette qua, vale 0. Su tutta questa zona qua la funzione è positiva, su tutta questa zona qua la funzione è negativa. Quindi se vi ricordate, quello era un punto sempre. Era un punto dove la diciamo curva di livello della funzione presentava una x e quindi nell'intorno dell'origine ci sono sia punti dove la funzione è negativa, questa zona qua, sia punti dove la funzione è positiva, questa zona qua. Quindi l'origine non è un punto né di massimo né di minimo, chiaro? Allora, ricapitoliamo quello che abbiamo detto e poi facciamo 5 minuti di pausa. Abbiamo detto che prima di tutto abbiamo dimostrato il teorema del differenziale totale. Se una funzione, vabbè, diciamo nella maniera più breve, è c1 su un aperto, in particolare se le derivate parziali esistono e sono continue su tutto l'aperto, non serve neanche di sapere a priori che la funzione è continua. Se esistono e sono continue derivate parziali sull'aperto, allora la funzione è differenziabile sull'aperto, quindi anche continua sull'aperto. Quindi C1 implica differenziabilità, la differenziabilità implica la continuità, ma in mezzo ci sono dei contrasegni. Funzione differenziabile è meglio che continua, funzione C1 è meglio che differenziabile. Siamo su un aperto, si possono dare dei contrasegni. Li abbiamo dati in un solo caso, abbiamo fatto vedere che continua non vuol dire differenziabile, per esempio la norma è continua ma nell'origine non è differenziabile. Poi abbiamo dimostrato l'analogo del teorema di Fermat, che ci dice che se una funzione è definita su un aperto e in un punto ha un punto di massimo o di minimo relativo, interno è automatico perché siamo su un aperto, e ci sono le derivate parziali, quelle derivate parziali devono fare 0. Anzi, qualunque derivata direzionale che esista deve fare 0. Ok? E questo in particolare ci dice che, per esempio, se una funzione di classe C1 su un aperto e in un punto c'è un punto di massimo e di minimo relativo, il punto deve essere stazionario.
essendoci uno, già sappiamo che tutte le derivate esistono, addirittura sappiamo che esistono, sono continue, ma e quindi in un punto di massimo e minimo relativo, il punto interno per forza perché stiamo su una vetta, devono fare tutte 0, cioè il punto deve essere stazionario. Quindi per le funzioni di classe C1, punti di massimo e minimo relativo sono per forza stazionari. Se invece i punti sono stazionari, non è detto che siano di massimo o minimo relativo. Esempio, questa funzione è C1, C2, quello che volete voi, C infinito in realtà. Ma C2 eccetera non l'abbiamo ancora visto, però lo vedremo ben presto. Ma prendiamo il primo punto stazionario dell'origine, e l'origine non è né di massimo né di minimo. Quindi la stazionarità, premesso che la funzione per esempio è di classe C1, è una condizione necessaria ma non sufficiente perché un punto sia di massimo o di minimo relativo. È necessario ma non è sufficiente. Adesso ci possiamo riposare.